Allora, siamo allo stand spagnolo, churros e non solo, qui per addolcire i momenti delle persone. Come sta andando e quali sono le aspettative per il futuro? Arezzo è sempre una buona piazza e noi speriamo tanto dagli aretini, sì. De dónde eres? Malaga, Spagna. L'Andalusia? Andalusia, sì. Quanto vi piace riuscire di volta in volta a cambiare città e a vedere posti diversi all'interno di questo mercatino? Normalmente questa è una vita un poco particolare, però quando vai in posti differenti, in città diverse, vedi altre persone, vedi un po' la differenza tra una regione e l'altra, è bella, sì. Siamo allo stand tirolese, nel quale ci sono tantissime specialità del territorio, che a questo punto viene rappresentato anche il nostro paese, quello italiano, all'interno del mercatino internazionale. Quali sono le attese per questi 3 giorni di fiera? Beh, le attese, come tutti gli altri anni, sicuramente ottime, speriamo, perché il tempo sembra che siano 3 belle giornate e i clienti di Arezzo ci aspettano a braccia aperte, diciamo pure così. Spero che tutto quello che noi facciamo in questi 3 giorni, sia io che i miei colleghi, sia di gradimento alla città di Arezzo. C'è soddisfazione spesso per la realizzazione di questi mercatini? Le città in cui girate vi danno dei riscontri positivi? Sì, assolutamente sì, perché noi siamo qua una volta l'anno, di solito nelle varie città, e se sono oltre 25 anni che la nostra associazione esiste, vuol dire che c'è un riscontro positivo.